Ciao a tutti ragazzi, sono Andri dello staff di Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, e sono qui oggi con la review di Sofyan Feghouli Sif, l'esterno destro del Valencia che ha fatto impazzire la difesa del Barcellona nella vittoria per 3-2 al Camp Nou e che quindi si è meritato a pieno titolo questa carta Sif, che si presenta con 83 di overall, 86 di velocità, 89 di dribbling, 76 di tiro, 83 di passaggio più 6 rispetto alla sua non in forma, 60 di testa e 53 di difesa. Prima di parlare del top e flop andiamo a vedere un po' di sue statistiche in game, dove possiamo notare un 90 di controllo palla, 88 di cross, 92 di dribbling, 76 di finalizzazione, 78 di precisione munizioni, 80 di passaggi lunghi, 82 di long shot, 85 passaggi corti, 91 di potenza tiro, 90 in accelerazione e in agilità, 84 in velocità scatto, poi vabbè 77 di bilanciamento e 61 forza fisica, che però in game sembrerà molto di più. Parlando del top e flop di questo giocatore, a me, come prima cosa che reputo fondamentale in Feghouli, cioè è senza dubbio il cross. Cioè, il cross è l'arma in più di questo giocatore, perché lui è destro e gioca sulla fascia destra, quindi a centrarsi e tirare magari non è il massimo. Però, quando invece vai a crossare, i suoi cross escono sempre delle pennellate fantastiche che gli attaccanti poi devono semplicemente mettere dentro. Quell'88 di cross, con quel bel piede che si ritrova, perché ha anche un bel effetto, cioè la traiettoria del suo cross, non so bene come spiegarlo, è veramente pulita e permette molto spesso, come in questa occasione, di fare gol facilmente. Poi, oltre ai suoi cross, un altro pro è sicuramente il suo dribbling. Però dribbling, quando parliamo di dribbling puro, perché ha 92 di dribbling, 90 di controllo palla e 90 in agilità, però poi picca perché ha le resta delle skill, ma di questo parleremo dopo. In pratica con lui corri sulla fascia e se ti si presenta un avversario contro, lo puoi tranquillamente schivare grazie al suo ottimo dribbling, perché la palla è sempre incollata sui piedi, è molto agile, perché effettivamente è molto agile, e alla fine riesci sempre a saltare l'avversario, però non puoi fare le mosse, le skill, perché a 3 stelle soltanto. Vabbè, ma di questo parleremo dopo, perché questo è un contro. Adesso analizziamo un po' il suo tiro. Lui ha 82 di long shot, 91 di potenza di tiro, 76 di finalizzazione e solo 62 di tiro a giro. Allora, i tiri a giro li ho provati un paio di volte e sinceramente non è che mi abbiano deluso così tanto, quindi io non li reputo un contro. I suoi long shot e la sua potenza di tiro sono veramente buoni, anche la finalizzazione. Il problema è che quando ti accentri tu sei sempre sul sinistro, quindi tu devi cercare di farlo tirare col destro nonostante tu sia sul sinistro, quindi magari deflarti un po', perché a quel punto lui spara una di quelle mine grazie alla sua potenza di tiro veramente alta, che è veramente piacevole. Un altro pro sono i suoi passaggi, non intesi come cross ma proprio come passaggi, perché ha 85 passaggi corti e 80 passaggi lunghi, due caratteristiche, una meglio dell'altra, che gli permettono di fare sia dei lanci sia, se no, semplicemente di tirare e a quel punto diventa facile segnare. Cioè, nel senso, se non di tirare, stavo dicendo una cagata, di fare assist, e a quel punto diventa facile per i suoi compagni segnare, questo intendevo. Tanto guardate il luck long shot, mamma mia. Allora, abbiamo parlato dei suoi pro e adesso ci aggiungo anche la forza fisica, perché lui ha 61 di forza fisica. Ho detto, vabbè, sarà un altro di quegli sterni greci lì. No, forse non so bene perché non ha neanche il bilanciamento così alto. Però lui sembra molto più forte fisicamente. E quindi questo mi è piaciuto tanto, perché sembra tipo Farfan, quindi una forza fisica sugli 80. Quindi questo che starete per vedere è il top e flop. I flop sono 3 stelle skill e 3 stelle deboli. Non ti permettono di centrarti e tirare al massimo, oppure di fare le mosse abilità. E quindi, vabbè, non è che mi sia piaciuto, quindi questo era il video top e flop. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!